prendo alla lontana. Sima ECMA 2017 porta una carrellata di prodotti nuovi che sono in arrivo, alcuni presto, alcuni molto meno presto e altri forse mai. Partiamo dal mai. Sima FNX, disponibile in cilindrate 50 e 125, è solo per il mercato taiwanese. Perché ne parliamo? Perché il design è italiano ed è un importante riconoscimento per una casa estera come SIM. Tant'è vero che il design di questo FNX è stato fatto proprio in Italia in collaborazione con Quadro. Passiamo a un altro concept molto goloso, molto interessante, che potrebbe arrivare questo attorno ai primi mesi del 2019 per fare concorrenza ai migliori scooteroni sportivi di casa nostra. È il Maxim TL. Monta un bicilindrico parallelo di 460 cm cubici e 40 cavalli. Se gli date un'occhiata un po' da vicino vi accorgerete che ha delle soluzioni davvero molto interessanti, come per esempio la trasmissione finale a catena, che è abbastanza inusuale per uno scooter, forcella a steli rovesciati e il mono posteriore, ammortizzatore posteriore, regolabile con un leveraggio progressivo. Guardate che bello che è l'imbiellaggio dell'ammortizzatore posteriore. Linee muscolose, fari full LED, freni anteriori da 275 mm così come il posteriore, cerchi da 15 pollici, gommati 120-70 anteriore e 160-60 il posteriore, distribuzione di pesi 50-50. Prezzo, ecco, qui siamo nel campo delle ipotesi, si parla di 7.500-8.000 euro. Veniamo invece a delle novità che arriveranno sicuramente molto più a breve. Symphony è un best seller di SIM nel nostro paese, ora arriva la versione ST 125 raffreddata a liquido. Date di consegna previste a febbraio, prezzi 2.550 euro. Ultima novità di cui vi voglio parlare oggi è il Jet 14. Prima era disponibile con disco anteriore e tamburo posteriore, adesso arriva con due freni a disco e raffreddamento a liquido, previsto per dicembre. 2.350 euro il prezzo, forse, ma non è ancora sicuro, potrebbe arrivarne in seguito anche una versione 200cc. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, seguiteci su motorbox.com, i nostri canali social e arrivederci al prossimo video.